Il quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela, diretto da Cetta Mongelli, premia gli alunni di terza, quarta e quinta classe più meritevoli in programmazione digitale. Si tratta del pensiero computazionale, un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. Con il coding i bambini sviluppano il pensiero computazionale e l'attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano solo a programmare, ma programmano per apprendere. Imparano con strumenti che li divertono, dal monitor al tablet. Sta a loro animare, far prendere vita, imparare a far muovere i loro personaggi, cioè imparano a raggiungere un obiettivo, come evitare un ostacolo o affrontare un'emergenza. Se raggiungono un obiettivo hanno imparato come fare. E questa mattina appuntamento con il Digital Coffee nell'aula magna della scuola. I genitori fanno di tutto per iscrivere i bambini a corsi di sci, di nautica, eccetera. Pensiamo a cominciare a farli lavorare su corsi di coding. Che cos'è? Noi come scuola abbiamo partecipato alla giornata europea del coding, abbiamo lavorato molto con i bambini di terza, quarta e quinta e oggi vogliamo premiare i bambini che sono riusciti da soli a definire e finire un percorso significativo. Che cos'è? Noi dobbiamo lavorare sul pensiero computazionale, cioè quella parte scientifica e culturale che è la base dell'informatica, la capacità di affrontare, di dare una soluzione, di porsi e poi di dare una soluzione a problemi complessi e quindi la capacità di programmare. Questo è coding, programmazione. E allora desideriamo che attraverso questo lavoro, delle ore di coding, i nostri bambini escano dalla nostra scuola non più fruitori passivi di videogiochi, perché noi diciamo che un bambino a 5 anni è bravissimo ad usare computer o tablet, non è così, il bambino ancora è fruitore passivo di ciò che dagli altri viene imposto, invece dovrebbe diventare attivo, cioè programmare da sé i propri videogiochi o altri percorsi di altro tipo. E allora questo è quello che dobbiamo creare in questa società, che il pensiero computazionale o il coding diventi una materia di studio, una disciplina, come all'epoca si cominciò a lavorare molti, molti anni fa sulla matematica, sulla fisica e sulla chimica. E ovviamente si lavorerà in maniera trasversale, cioè nel senso che noi dobbiamo attivare e cambiare percorsi completamente diversi di curricula, ripeto, perché questi bambini non siano fruitori passivi ma programmatori, cioè non è una materia che serve solo a chi fa di questo il proprio lavoro, ma serve a tutti in questo mondo complesso, informatico e digitale. Come possiamo dire, per intenderci, serve la lingua inglese per entrare nel mondo del lavoro. Qualsiasi lavoro si faccia è uguale. Inglese, pensiero computazionale, coding, programmazione, informatica.